Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, buonasera a tutti, grazie per l'ascolto consueto del lunedì sera con il libro di Krishna. Che ricordiamo il decimo canto, il riassunto del decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Oggi è una giornata speciale perché si commemora l'arrivo di Srila Prabhupada negli Stati Uniti. Per questa occasione leggiamo da questo libricino Canti di Acharya Vaishnava, che sta al tempio, quindi vi invitiamo a venirci a trovare, una preghiera di Srila Prabhupada che ha scritto sul Jaladuta, la nave con la quale è venuto, con la quale è andato in America. Leggiamo l'introduzione e poi la traduzione, giusto? Ok. Allora, si chiama Markine Bhagavata Dharma, sottotitolo Predicare il Bhagavata Dharma in America di Sua Divina Grazia Issi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il 17 settembre 1965 Sua Divina Grazia Issi Bhaktivedanta Swami Prabhupada arriva a Boston a bordo della nave Jaladuta, portando nel suo cuore l'ordine del suo maestro spirituale di diffondere gli insegnamenti di Sri Chaitanya oltre i confini dell'India, nel mondo intero. Mentre fuori osservava lo sporco e deprimente orizzonte di Boston, poteva ben immaginare quanto difficile sarebbe stata la sua sacra missione e sentiva una grande compassione per questa gente priva di Dio. Così, in perfetta umiltà, compone questa storica preghiera in lingua bengali, pregando per la liberazione di tutte le anime cadute. Ora sono 9 versi, diciamo, sì, non di più, wow, 16. Allora, mio caro Signore Krishna, tu sei così gentile con quest'anima inutile, ma non so perché mi hai portato qui, ora puoi fare di me ciò che vuoi. Credo che tu abbia qualcosa da farmi fare, altrimenti perché mi avresti portato in questo posto terribile? Qui la maggior parte della gente è coperta dalle influenze materiali dell'ignoranza e della passione. Assorti nella vita materiale, si credono felici e soddisfatti e perciò non conoscono il gusto del messaggio trascendentale di Vasudeva. Non so come potranno essere in grado di comprenderlo. So tuttavia che la tua misericordia senza causa può rendere possibile ogni cosa, perché tu sei il mistico più esperto. Come faranno a capire i dolci sentimenti del servizio devozionale? Oh Signore, io prego solo per avere la tua misericordia, in modo da diventare capace di convincerli del tuo messaggio. Per il tuo volere tutti gli esseri viventi sono caduti sotto il controllo dell'energia illusoria e quindi, se tu così desideri, per lo stesso volere potranno anche essere liberati dalla stretta dell'illusione. Il mio desiderio è che tu li liberi, ma solo quando tu lo vorrai essi diventeranno capaci di apprendere il tuo messaggio. Le parole dello Srimad Bhagavatam sono la tua incarnazione e quando una persona sobria le riceve con un costante e sottomesso ascolto sarà in grado di capire il tuo messaggio. Qua ci sono quattro versi. Nello Srimad Bhagavatam è detto: Sri Krishna, la personalità di Dio, che è il Paramatma, l'anima suprema, nel cuore di ognuno e il benefattore del devoto veritiero, spazza via ogni desiderio di godimento materiale dal cuore di quel devoto che gusta il suo messaggio, virtuoso in se stesso quando è ascoltato e cantato nel modo più appropriato. Ascoltando regolarmente il Bhagavatam e rendendo servizio al puro devoto, tutto ciò che turba il cuore viene praticamente distrutto e il servizio devozionale al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce come un fatto irrevocabile. Nel momento in cui il servizio d'amore si stabilisce così nel cuore, le influenze della passione, rajas, e dell'ignoranza, tamas, come la lussuria e il desiderio, svaniscono. Kama. Il devoto allora si situa nella virtù e diventa felice. Così stabilito nella virtù, l'uomo, ravvivato dal servizio d'amore al Signore, ottiene di liberarsi dal contatto con la materia, mukti, e viene a conoscere Dio, la persona suprema, in modo scientifico. Così i nodi del cuore e tutte le apprensioni sono tagliate a pezzi.
La catena delle azioni che causano reazioni, karma, si interrompe quando una persona vede il sé come il proprio maestro. Allora egli si libererà dall'influenza dell'ignoranza e della passione, e tutte le cose di cattivo auspicio accumulate nel profondo del cuore scompariranno. Come potrò far capire loro questo messaggio della coscienza di Krishna? Io sono molto sfortunato, privo di qualità e il più caduto di tutti. Per questa ragione sto cercando la tua benedizione, al fine di poterli convincere, perché per quanto mi riguarda non ne ho la capacità. In un modo o nell'altro, o Signore, tu mi hai portato qui per parlare di te. Ora, mio Signore, sta a te farmi avere il successo o il fallimento, come a te piace. O Maestro spirituale di tutti i mondi, io posso solo ripetere il tuo messaggio, così, se questo è il tuo desiderio, puoi rendere comprensibili alla gente le mie parole. Solo grazie alla tua misericordia incondizionata, le mie parole diventeranno pure. Io sono certo che quando questo messaggio trascendentale penetrerà i loro cuori, essi proveranno una forte gioia e in questo modo si libereranno da tutte le infelicità della vita. Oh Signore, io sono come una marionetta nelle tue mani. Se tu mi hai portato qui per danzare, allora fammi danzare. Fammi danzare, oh Signore, fammi danzare come a te piace. Io non ho devozione, né possiedo alcuna conoscenza, ma una salda fede nel santo nome di Krishna. Io sono stato designato come Bhakti Vedanta e ora, se vuoi, puoi far realizzare il vero significato di Bhakti Vedanta. Firmato il mendicante più sfortunato e insignificante A.C. Bhakti Vedanta Swami, a bordo della nave Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA. Datato 18 settembre 1965. Ce la Prabhupada chi jai. Hare Krishna. Allora, continuiamo con la lettura del libro di Krishna. Stiamo incominciando la parte seconda, quindi siamo al primo capitolo della parte seconda. Andiamo subito al capitolo introduzione e prefazione. Allora, ok. Allora, il capitolo è il 53esimo, Krishna rapisce Rukmini. Krishna fu molto contento di ricevere il messaggio di Rukmini e, stringendo la mano del Brahmana, gli disse: «Sono felice di sapere con quanto ardore Rukmini desideri sposarmi, perché anch'io attendo con ansia questo momento. La mia mente va sempre alla figlia di Bhishmaka e, pensando a lei, mi capita di trascorrere la notte insonne. So bene che suo fratello maggiore, spinto dall'odio che ha per me, ha deciso di sposarla a Shishupala, ma sono più che mai deciso a dare una lezione a tutti quei principi che se la contendono. E dopo averli sconfitti, porterò via dalla mischia Rukmini, come dalla legna comune si estrae il fuoco benefico. Ora che conosce la data fissata per le nozze di Rukmini, Krishna diventa impaziente e vuole affrettare la partenza. Che il suo auriga, Daruka, attacchi i cavalli al carro e si tenga pronto a partire per il regno di Vidarbha. Subito Daruka fa venire quattro cavalli che servono Krishna nelle occasioni straordinarie e di cui si trova la descrizione nel Padma Purana, che menziona anche i loro nomi. Il primo, Shaivya, è verde, il secondo, Sugriva, ha il riflesso grigio del ghiaccio, il terzo, Megapushpa, ha il colore di una nuvola appena formata, e l'ultimo, Balahaka, è color cenere. Quando i quattro cavalli sono attaccati al carro, pronti a lanciarsi, Krishna aiuta il Brahmana a salire e lo fa sedere accanto a sé. Lasciandosi alle spalle Dvaraka, raggiungono la provincia di Vidarbha in una notte. Il regno di Dvaraka è situato nell'India occidentale, mentre quello di Vidarbha si trova al nord, a non meno di 1600 km. Ma i cavalli di Krishna erano così veloci che giunsero a destinazione nella città di Kundina in una sola notte, in appena 12 ore. Il re Bhishmaka non era molto favorevole a dare sua figlia in sposa a Shishupala, ma per affetto verso il figlio maggiore aveva accettato la sua decisione. In occasione del matrimonio, Bhishmaka aveva fatto parare a festa la città e mise tutto il suo impegno perché la cerimonia riuscisse perfettamente. Le strade erano state spruzzate con acqua e l'intera città era stata accuratamente pulita.
Situata nella fascia tropicale, l'India ha un clima secco, perciò le strade si coprono di polvere ed è necessario spruzzarle d'acqua almeno una volta al giorno. E nelle grandi città come Calcutta almeno due volte. Sulle vie di Kundina erano stati appesi drappi e festoni colorati e ai crocevia erano stati eretti archi trionfali. Alla bellezza della città parata a festa si aggiungeva quella dei suoi abitanti, uomini e donne vestiti con abiti freschi di bucato e ornati di collane di perle, ghirlande di fiori e polpa di sandalo. L'incenso bruciava dappertutto e una varietà di profumi, come l'aguru, inondava l'atmosfera. Si sentivano i canti degli inni vedici intonati dai sacerdoti e dai brahmana, che furono generosamente nutriti e ricevettero in carità, come d'abitudine, nelle cerimonie rituali, grandi ricchezze e numerose mucche. La figlia del re, Rukmini, era di una bellezza incantevole e col suo sorriso smagliante splendeva di freschezza. Portava al polso il nastro sacro di buon augurio e un lungo abito di seta le copriva il corpo, illuminato da preziosi gioielli. Cantando i mantra del Samaveda, del Rig Veda e dello Yajur Veda, i brahmana eruditi le assicuravano ogni protezione, mentre risuonavano i mantra della Tarva Veda e venivano offerte oblazioni nel fuoco destinate a neutralizzare le influenze negative di alcuni astri. Il re Bhishmaka aveva grande esperienza dei rapporti che uno kshatriya deve avere con i brahmana e con i sacerdoti in occasione di simili cerimonie ed evidenziò l'importanza della loro posizione rispetto agli altri varna, offrendo loro in abbondanza oro e argento, cereali imbevuti di melassa e mucche coperte di ornamenti d'oro. Da parte sua, Damagosha, il padre di Shishupala, compì numerosi riti per invocare la buona fortuna sulla propria famiglia. Il suo nome, Damagosha, indicava la sua notevole abilità nello stroncare malfattori. Infatti Dama significa dominare e Gosha famoso. Egli era dunque famoso per il suo controllo sul popolo. Damagosha era deciso. Nel caso in cui Krishna fosse venuto a disturbare la cerimonia delle nozze, lo avrebbe schiacciato con la potenza dei suoi eserciti riuniti. Compiuti i riti propiziatori, radunò le sue divisioni militari e partì per Kundina scortato da innumerevoli elefanti, carri e cavalli coperti d'oro. Sembrava che Damagosha, suo figlio Shishupala e tutto il seguito si dirigessero a Kundina più con l'intenzione di combattere che per partecipare al matrimonio. Quando il re Bhishmaka fu informato del loro arrivo, uscì dalla città per riceverli nel luogo dove si stendevano numerosi giardini pronti per il soggiorno degli invitati. Secondo il rito vedico del matrimonio, il padre della fidanzata riceve la famiglia e i parenti del futuro sposo e li ospita in un luogo adatto per due o tre giorni, fino al momento della cerimonia. Il seguito di Damagosha contava migliaia di uomini, tra cui re e personalità famose come Jarasandha, Dantavakra, Virudhata, Vidurata e Pondraka. Tutti sapevano che Rukmini era destinata a Krishna, ma che suo fratello maggiore Rukmi aveva insistito per dare la sua mano a Shishupala. Inoltre correva voce che Rukmini avesse inviato un messaggero a Krishna. Perciò i soldati si aspettavano che Krishna cercasse di rapirla e a questo scopo provocasse un tumulto. Non senza paura attendevano quindi la sua comparsa, ma tutti si prepararono ad affrontarlo coraggiosamente. Intanto Balarama aveva saputo della partenza di Krishna in compagnia di un brahmana e dell'arrivo a Kundina di Shishupala e di un gran numero di guerrieri. Poiché temeva uno scontro, partì anche lui per Kundina a capo di potenti divisioni militari, con fanti, carri, cavalli ed elefanti. Intanto, nel palazzo del padre, Rukmini aspettava l'arrivo di Krishna, ma né lui né il messaggero si facevano vedere. Assalita dall'angoscia, cominciò a considerare la sua sfortuna. Una notte soltanto mi separa dal giorno delle nozze, ma il Brahmana e Shyamasundara non sono ancora arrivati. Non so che cosa pensare. Sul punto di perdere ogni speranza, Rukmini pensò che forse Krishna aveva rifiutato la sua leale proposta trovandola in qualche modo insoddisfacente e che il Brahmana, deluso, avesse deciso di non tornare. Così andava immaginando i motivi di quel ritardo, ma si aspettava ancora di vederli comparire da un momento all'altro.
Forse i Deva, come Brahma, Shiva e la Dea Durga, non erano soddisfatti di lei, perché si dice che i Deva si arrabbino quando non ricevono un culto adeguato. Indra, per esempio, quando si accorse che gli abitanti di Vrindavana avevano smesso di adorarlo su richiesta di Krishna, andò su tutte le furie e li castigò. Rukmini teneva che Shiva e Brahma, a cui non aveva reso un culto adeguato, si fossero irritati e ora volessero ostacolare il suo piano. Forse anche Durga, la consorte di Shiva, si era messa dalla parte del marito. Un altro nome di Shiva è Rudra, e Rudrani quello di sua moglie, nomi che si attribuiscono a coloro che gettano gli altri in uno stato di disperazione, facendoli piangere di continuo. Rukmini pensava alla dea Durga come Girija, la figlia dell'Himalaya, e immaginava il suo cuore duro e freddo come la roccia di quelle montagne. Nell'impazienza di vedere Krishna, accusò uno dopo l'altro tutti i Deva, e come le gopi offrivano un culto alla dea Katyayani per ottenere Krishna come marito, Rukmini pensava ai Deva non per ottenere benefici materiali, ma in relazione a Krishna. Non c'è nulla di male nel rivolgere preghiere ai Deva per ottenere il favore di Krishna, e Rukmini, che dopo tutto era ancora una bambina, era sempre assorta in Krishna. Pur cercando di tranquillizzarsi all'idea che Govinda potesse ancora arrivare in tempo, Rukmini sentiva disperare l'impossibile e le sue guance si rigarono di lacrime copiose. Infine chiuse gli occhi, disperata. Mentre era immersa in questi pensieri, nel suo corpo si manifestarono segni che preannunciavano un evento favorevole. Sentì un tremolio alla palpebra sinistra e anche il braccio e la gamba sinistra cominciarono a tremare. In quello stesso istante, infatti, Rukmini vide il messaggero e fu sollevata dalla sua trepidante attesa. Krishna, l'anima suprema nel cuore di tutti gli esseri, conoscendo l'inquietudine dell'amata, aveva mandato il Brahmana al palazzo per avvertirla del suo arrivo. Sopraffatta dalla gioia, Rukmini tornò a sorridere e lo interrogò, ansiosa di sapere se Krishna fosse già in città. Il Brahmana le rispose che il figlio della dinastia Yadu era arrivato e bastò che le rivelasse la promessa del Signore di portarla via con sé perché la principessa ritrovasse tutto il suo coraggio. Tanta fu la gioia di Rukmini in quel momento che avrebbe voluto donare al Brahmana tutto ciò che possedeva, ma non trovando nulla che fosse degno di lui, gli offrì il suo rispettoso omaggio. Riverire con rispetto un superiore è un sentimento di riconoscenza e col suo gesto Rukmini volle esprimere eterna gratitudine al Brahmana. Chiunque ottenga, come lui, il favore della dea della fortuna sicuramente sarà sempre felice e benedetto dall'opulenza materiale. Appena seppe dell'arrivo di Krishna e Balarama, il re Bhishmaka li invitò alla cerimonia di nozze della figlia e subito fece preparare un padiglione degno di ospitarli, insieme con i loro soldati. Poi, come vuole il costume vedico, offrì loro del miele e abiti freschi. Il re diede la sua ospitalità a re famosi come Jarasandha e a innumerevoli altri principi, secondo la carica, l'età e la ricchezza di ciascuno. Curiosi e ansiosi di conoscere Krishna e Balarama, gli abitanti di Kundina si avvicinarono per bere il nettare della loro bellezza e con gli occhi bagnati di lacrime offrirono in silenzio rispettosi omaggi. Incantati dall'aspetto di Krishna, tutti lo consideravano l'unico marito degno di Rukmini e nell'ansia di vederlo unito a lei gli rivolsero queste preghiere. Signore, se in passato ti abbiamo soddisfatto con i nostri atti virtuosi, abbi la bontà di manifestarci la tua misericordia accettando la mano di Rukmini. Sembra che Rukmini fosse molto amata dal popolo, che ora pregava per la sua buona sorte. Proprio allora Rukmini, sontuosamente vestita e protetta dalle guardie del corpo, usciva dal palazzo per andare al tempio di Ambika, la dea Durga. L'adorazione delle murti nel tempio è sempre stata praticata fin dagli albori della civiltà vedica. Le persone che hanno fede nelle cerimonie rituali dei Veda, ma non nell'adorazione delle murti nel tempio e che sono classificati col nome di Veda Vadarata dalla Bhagavad Gita, possono notare qui che durante il matrimonio di Rukmini, avvenuto oltre 5.000 anni fa, l'adorazione nel tempio era già in uso. Il Signore dichiara nella Bhagavad Gita che coloro che adorano i Deva raggiungono la loro dimora, Yanti Deva Vrata Devani.
Molti offrono culto ai Deva, ma molti sono anche coloro che adorano direttamente la Persona Suprema. I Deva a cui si rendeva culto erano soprattutto Brahma, Shiva, Ganesha, Vivasvan, il dio del sole, e la dea Durga. Shiva e Durga erano oggetto di culto anche nelle famiglie reali, mentre i Deva secondari erano venerati solo dagli uomini meno intelligenti. I Brahmana e i Vaishnava, invece, adorano solo Vishnu, Dio, la Persona Suprema. La Bhagavad Gita condanna il culto dei Deva sebbene non lo vieti, spiegando chiaramente che solo gli uomini di minore intelligenza lo praticano per ottenere qualche beneficio materiale. D'altra parte, qui vediamo che Rukmini, la dea della fortuna in persona, va al tempio di Durga dove si trovava la Murti adorata dalla sua famiglia. Piccola nota a piedi pagina. Il costume secondo cui la futura sposa visita il tempio di una deva è tuttora seguito in India. Durante il tragitto, però, afferma lo Srimad Bhagavatam, era assorta nel pensiero dei piedi di loto di Krishna, per cui la sua intenzione non era quella di mendicare qualche beneficio materiale, come una persona comune. Il suo obiettivo era Krishna. In realtà, lo scopo, anche se inconsapevole, di coloro che visitano i templi dei Deva è sempre il Signore Supremo, perché è da lui che i Deva traggono il potere di concedere benefici materiali. Grave e silenziosa, Rukmini procedeva verso il tempio. Accanto a lei c'erano la madre e l'amica prediletta, al centro la sposa di un brahmana e tutto intorno le reali guardie del corpo. Una varietà di strumenti musicali, come i panava, i turia e i beri, tamburi, conchiglie e corni, formavano un concerto molto piacevole, oltre che di buon augurio, al passaggio del corteo. C'erano migliaia di rispettabili mogli di brahmana, vestite elegantemente, con gioielli adatti alla circostanza, e tutte offrirono a Rukmini ghirlande di fiori, polpa di sandalo e ricche vesti colorate per rendere ancora più fastoso il suo culto a Shiva e alla dea Durga. Alcune, le più anziane, sapevano cantare alla perfezione le preghiere adatte alla cerimonia e furono loro, dunque, seguite da Rukmini e da altre, a intonare il canto davanti alla Murti di Durga. «Cara Dea», cantavano, «offriamo i nostri rispettosi omaggi a te e ai tuoi figli». La Dea Durga ha 4 famosi figli, 2 femmine, Lakshmi, la Dea della Fortuna, e Sarasvati, la Dea del Sapere, e 2 maschi, Ganesha e Kartikeya, riconosciuti come importanti Deva. Essi sono sempre associati al culto di Durga e Rukmini non mancò di menzionarli offrendo il suo omaggio. Le sue preghiere, però, erano molto differenti da quelle che di solito si rivolgono a Durga. Le persone comuni chiedono ricchezza, fama, guadagni, potenza e altri beni materiali, mentre Rukmini desiderava soltanto avere Krishna e implorava le Murti di mostrarsi benevola e di accordarle questa benedizione. Proprio perché desiderava solo Krishna, la sua adorazione ai Deva non è condannabile. Durante la preghiera di Rukmini furono presentate alla Murti varie offerte, soprattutto acqua, fuoco, incenso, tessuti, ghirlande e pietanze cotte nel ghee, come puri e caciori, oltre a frutti, canne da zucchero, noci di betel e spezie. Con profonda devozione, Rukmini offrì questi doni secondo i principi regolatori insegnati dalle anziane mogli dei Brahmana. Poi, conclusa la cerimonia rituale, le furono dati i resti del cibo offerto alla Murti, il prassada, che lei accettò con grande rispetto. Quindi offrì i suoi omaggi alle spose dei Brahmana e alla dea Durga e, terminato il culto, uscì dal tempio col suo seguito prendendo per mano un'amica. I principi e i visitatori venuti a Kundina per assistere al matrimonio si erano riuniti all'uscita del tempio per vedere Rukmini. I principi soprattutto avevano un grande desiderio di contemplarla, perché ciascuno in cuor suo aveva sperato di sposarla. Incantati di fronte a tanta bellezza, pensarono che era stata creata appositamente per mandare in confusione i cavalieri più illustri. Il corpo perfetto, la vita sottile, gli occhi verdi e le labbra rosee su un viso reso ancor più incantevole dai capelli sciolti e dagli orecchini. Tutto in lei splendeva di bellezza. Sembrava il capolavoro di un artista che era riuscito a rappresentare la bellezza ideale così come la descrivono i poeti.
Il suo seno alto indicava che Rukmini era giovanissima, una ragazza di 13 o 14 anni. La sua bellezza era stata creata solo per attirare l'attenzione di Krishna. E sebbene tutti i principi la contemplassero, lei non ne andava fiera. I suoi occhi si muovevano senza posa e quando sorrideva con semplicità, nella sua fresca innocenza, i denti parevano fiori di loto. Sperando a ogni passo che Krishna venga a rapirla, Rukmini si dirige lentamente verso i suoi appartamenti. I movimenti leggiadri delle sue gambe assomigliano a quelli di un grande cigno e i campanellini alle caviglie tintinnano dolcemente. I principi riuniti, il fiorfiore della cavalleria, storditi dalla bellezza di Rukmini, stavano quasi per cadere svenuti e nell'ebbrezza del desiderio desideravano possederla. Nessuno di loro, però, attraeva l'attenzione di Srimati Rukmini, che in cuor suo non aspettava altro che il momento in cui Krishna sarebbe venuto per portarla via. A un tratto si aggiusta gli anelli della mano sinistra e le capita di guardare verso i principi. Subito si accorge che Krishna è in mezzo a loro. Non l'ha mai visto prima, ma poiché pensa sempre a lui, non ha un attimo di esitazione a riconoscerlo. Senza badare alla schiera di principi, Krishna rapisce Rukmini e col suo carro, che si distingue per lo stendardo con l'effigie di Garuda, avanza lentamente, senza paura, portando via Rukmini come un leone che strappa un cervo alle grinfie degli sciacalli. Nel frattempo arriva Balarama, seguito dai soldati della dinastia Yadu. Jarasandha, già troppe volte sconfitto da Krishna, ruggisce. Com'è possibile che Krishna rapisca Rukmini e nessuno glielo impedisca? A che servono i nostri archi e il nostro coraggio di cavalieri? Principi, guardate, la nostra reputazione è perduta se lasciamo con uno sciacallo si porti via la preda del leone. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 53esimo capitolo del libro di Krishna intitolato Krishna rapisce Rukmini. No, qua no. Ok, la prossima volta leggeremo, prossima settimana, Krishna sconfigge i principi e porta Rukmini a Dvaraka. Vi ringraziamo per l'ascolto. Buon lunedì. Vi rinnoviamo l'appuntamento a domani mattina con la lettura del Back to God, articolo della rivista Ritorno a Krishna. E buona serata all'incoscienza di Krishna. Hare Krishna. La Prabhupada Ki Jai, libro di Krishna Ki Jai, Nitya Gaura Premanand.